Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti ad un nuovo episodio, un nuovo let's play di The Banner Saga. Questo è un let's play che abbiamo già fatto, l'ho fatto diversi anni fa, purtroppo però ho perso il salvataggio e quindi, visto che la caratteristica principale di questo gioco è un salvataggio che continua da un episodio all'altro, dall'1 al 2 e infine al 3 di questa trilogia che è conclusa ed è, sono usciti tutti e tre i giochi. Io posseggo l'1, il 2, mi mancherebbe il 3, ma a tempo debito vedrò di prendere anche quello per completare questa bellissima storia. Un gioco che molti di voi hanno sottovalutato, però effettivamente è una figata di gioco. Si sono innamorati insieme a me di questo gioco. Se vedete le partite caricate, c'è la partita del 2014, che è la prima che ho iniziato, la partita del 2016 è quella che effettivamente è arrivata a conclusione, ma che purtroppo non sono riuscito a recuperare il salvataggio. Fondamentalmente è stato perso tra i vari spostamenti Australia eccetera eccetera. Oggi inizieremo una nuova partita. È possibile usare anche il gamepad? Io non mi ricordo se lo usavo o meno, però hanno aggiunto questa funzione. Ovviamente il gioco è completamente in italiano, io ho dato una mano alla traduzione insieme a tanta altra gente. Vediamo pure di iniziare una nuova partita. Difficoltà, giocheremo in difficoltà normale. So che si può giocare anche in difficoltà difficile e molto 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 difficile. Ovviamente metteremo i sottotitoli per questa storia e iniziamo una nuova partita da zero. La storia di The Banner Saga cambia in base alle scelte effettuate. Potrai occasionalmente alternare i personaggi principali osservando lo svolgersi della storia da prospettive diverse. Godiamoci questa introduzione. Gli dei sono morti. Dopo la loro scomparsa, uomini giganti sono sopravvissuti in un'instabile alleanza, respingendo i distruttori nelle terre nordiche, desolate terre nordiche. Questa è un'era di crescita e di commercio, la vita va avanti. Solo una cosa si è fermata: il sole. Gioco della Stoic, veramente un piccolo gioiellino che tutti voi appassionati di giochi di strategia dovreste avere nella vostra collezione. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand. Largest of the trade cities on the Val human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky, though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Richhorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Che belle ambientazioni. Veramente bello. E si inizia subito con la battaglia, con questo Ubin che è arrivato. E riprendiamo anche i vari comandi. Appena in tempo, il capo tribù in rosso e i suoi uomini dovranno affrontare un combattimento più duro del previsto. Fai clic e trascina
lo schermo per spostare la visuale. Fai clic sul segnale di spunta per continuare. Quindi possiamo spostare lo schermo. Guardate che attenzione ai dettagli che c'è. Si vede appunto i vari banner. Qua c'è una parte in foreground. Quindi come se noi stessimo spiando, diciamo, la scena dalle cime. Questi ritratti mostrano l'ordine di iniziativa con turni che si susseguono da sinistra a destra. I tuoi alleati sono blu e il nemico è rosso. Quindi, come vedete, sono alternati e tocca prima lo spaccascudi, poi a questo personaggio qua che non ha ancora un nome, poi di nuovo lo spaccascudi. È Gunnulf questo, ovviamente, che conosciamo molto bene, ed è alternato in questa maniera. Grazie per l'informazione. Il movimento viene prima dell'azione. Questo cerchio mostra il tuo spaccascudi attivo, le caselle blu intorno a lui indicano dove si può muovere. Alcuni personaggi occupano più caselle di altri, infatti vedete che loro ne occupano una sola, mentre i miei giganti ne occupano quattro. Gli eroi con le corna sono una razza di giganti chiamati Varl e occupano quattro caselle ciascuno, mentre gli umani ne riempiono una. Questo può essere un enorme impatto sulla strategia. Fai clic sulla casella che desideri occupare, segno di spunta per confermare, sposta lo spaccascudi per averlo portato ad attacco. Quindi confermiamo e ci spostiamo appunto vicino al nemico. Per puntare un nemico fai clic sulla casella in cui si trova, le caselle alleate sono blu, quelle del nemico sono rosse, punta a questo nemico facendo clic su di essa. Puoi scegliere di attaccare la forza del nemico o rompere la sua armatura. Quindi abbiamo questa che è la forza e questa che è l'armatura. I numeri sotto l'icona 2-5 indicano i danni che farai a quel parametro. Quindi lui in questo momento ha 5 di energia, di forza e 4 di armatura. Se noi facciamo 5-5, addio. Quindi possiamo cliccare. Forza indica la salute, sia la salute che il danno. Una perdita di 2 punti forza significa che adesso infliggerai 2 danni in meno. Se la forza arriva a 0, il personaggio cade in battaglia. Utilissima questa cosa da sapere. Tra l'altro possiamo attivarla e disattivarla su tutti, in modo che possiamo vedere tutto quanto. Armatura blocca i danni alla forza, ma può essere ridotto da un attacco a rompi armatura. Rompendo l'armatura i nemici potranno subire danni più forti in futuro. Questo nemico ha solo 5 di forza restante, un attacco di forza lo ucciderà. Fai clic sul pugno adesso per attaccare la sua forza, poi clicchi per confermarla. Qua abbiamo dei punti aggiuntivi, ma noi facciamo tranquillamente l'attacco da 5. Abbiamo uno in fama. Morto! Ogni volta che farai un'uccisione la tua fama crescerà e la potrai usare in seguito per migliorare i tuoi personaggi. Dopo aver eseguito un'azione il tuo turno termina, ora tocca al nemico. I turni si alternano sempre anche se sei in minoranza. Quindi anche se siamo in due, a volte è una tattica utile lasciare meno persone molto forti perché agiscono più spesso in questa maniera. Pur essendo al massimo della forza, il capo tribù farà poco danno contro l'alta armatura del tuo spaccascudi, perché lui ha 11 di armatura. Infatti mi ha fatto solo un 1 e gli ho anche tornato un danno in armatura. Questa volta è il turno del mio falco, che sarebbe Gunnulf. Il falco è il tipo di unità. Non è alla portata di questi nemici, ma tutti i personaggi possono usare volontà per aumentare le loro azioni. Questa è la meccanica, secondo me, migliore del gioco e la più forte da quel punto di vista. Volontà è una risorsa limitata, quindi usala bene. Facendo clic su una casella d'oro, un personaggio può muoversi più del solito, al costo di un punto volontà per casella. Le caselle rosse pulsanti sotto il nemico mostrano quanto devi avvicinarti per essere nella portata. Ora muovi il falco e portalo in posizione attacco. Quindi vedete, per venire vicino a loro devo spendere un po' di volontà, che sono questi due, ne ho 8, e facendo così scendiamo a 6. Gli attacchi standard colpiscono solo un nemico, ma il tuo falco ha un'abilità speciale che gli fornisce un vantaggio unico. Fai clic sulla casella del tuo falco per accedere alla sua abilità. Quindi lui ha 10-13, potrebbe attaccare, ma ha la tempesta. Facendo clic sulla casella del tuo personaggio accederai alle sue opzioni di combattimento, inclusi movimento, abilità, attacco, fine turno. Quindi diversi colori per diverse cose. Fai clic sull'icona viola dell'abilità. L'abilità tempesta, come potete vedere, a livello 1 è un danno normale alla forza di due nemici adiacenti dal bersaglio in senso orario. Quindi in senso orario è indifferente perché fa tutto il giro e becca anche l'altro in sostanza. Colpisce i nemici adiacenti con un attacco rotante. E possiamo livellare questa abilità. Una descrizione dell'abilità apparirà nel riquadro sottostante. La tempesta consente al falco di colpire più nemici contemporaneamente. Seleziona il nemico e conferma. Quindi fa spatapam. Ucciso 1 e ucciso 2 e siamo in modalità saccheggio. Ha eliminato velocemente le guardie del corpo del capo tribù. Quando rivale un solo nemico si entra in modalità saccheggio. Durante il saccheggio ogni personaggio si muove in ordine e non ci sono più i turni garantiti. Controlla l'iniziativa per vedere come sono cambiati i turni. I tuoi alleati possono ora muoversi due volte di fila, perché appunto
non abbiamo più l'alternanza blu, blu rosso, blu rosso, blu rosso, ma ci muoviamo tutto noi praticamente adesso. Quindi tocca di nuovo al mio. Se un personaggio non si muove il suo turno, può riposare e guadagnare un punto volontà. Il capo tribù riposerà questo turno. Bravo furbo, perché sembra chiamarsela. Sembra che il capo tribù sia nei guai. Il tuo spacca scudi non sarà in grado di finirlo con un attacco normale, ma la volontà può essere utilizzata per aumentare anche il danno. Fai clic sull'icona casella per attaccare il capo tribù. Quindi attacchiamo lui. Possiamo usare 8 punti. Fai clic sul pugno, poi sulle stelle sopra il pugno per aggiungere volontà. E vedete che possiamo arrivare fino a 9 con l'attacco speciale. Il numero di stelle disponibili ogni turno è determinato dalla quantità di sforzo. Aggiungendo volontà potrai infliggere più danni. Fai clic sulla stella e poi sul segno di spunta verde per uccidere il nemico. Bam! 9 danni e abbiamo finito il nostro primo combattimento. I nemici rimpiangeranno di averti incrociato se non fossero morti. Abbiamo guadagnato 6 di fama che possiamo utilizzare. Like a rabbit wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more threats to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade quite well, I would add, though he denied it to his last. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I'm in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal, I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. E abbiamo una richiesta d'aiuto. Il capitolo 1 inizia ora, soltanto il sole si è fermato. Che è la grossa crisi che c'è in questo momento, perché effettivamente non arriva mai la notte in questa maniera. Vieni avvicinato da un uomo familiare che cammina verso di te mentre esci dal salone. Vieni subito al punto. E arriva Eirik, il nostro nuovo personaggio, che è un personaggio molto importante per la storia. Eirik, amministratore di Strand, gestisco gli affari del governatore. Ubin, dico bene? Dici bene. Il governatore mi ha detto che ci darai una mano. Sembra che ci sia stato un po' di caos qui, Eirik. Che cosa hai in mente? Gli Scalfling che non hai fatto a pezzi nel salone si sono dispersi dopo che hai ucciso il loro capo. Il governatore vuole solo assicurarsi che restino lontani. Sperava che potessi unirti a me al mercato del porto. Se c'è qualche fuggitivo di cui preoccuparsi, so chi ce ne può parlare. E quindi adesso vediamo l'altra metà del gioco, che oltre ai combattimenti ovviamente abbiamo la parte di gestione. Fai clic sulla tenda del mercato per visitare il mercante. Andiamo a parlare con lui intanto. Me ne occupo io. Serpeggiate tra file di case e bancarelle corrose. Tele colorate sventolano nell'aria salmastra. Un uomo in particolare sbianca quando vi avvicinate. Ad! Oggi non sono dell'umore giusto. Per cosa? Parlare con un idiota. Il capo degli Scalfling è morto dissanguato un'ora fa a Had. Dimmi in quale buco di culo di ratto sono strisciati gli altri e stavolta nessuno provvederà a ucciderti. Non parlo. Non hanno parlato con me. C'è bisogno di aiuto. Ho finito la pazienza a non dire nulla. Non dire nulla. Non parlo. Non hanno parlato. Non dire nulla. Eric capovolge il suo fragile tavolo spargendo per terra le cianfrusaglie di Had. Per gli dèi, Eric. Ci vai giù pesante, non credi? Dove sono gli Scarfling? Dal nobile, sulle mura a est, ma era mesi fa, è l'ultima notizia che ho. Con un cenno della mano, Eirik Ad. Della mano di Eirik, Ad va a raccogliere le cose del suo tugurio. Scomparirà finché non cambia l'aria, immagini. La tua guardia del corpo si fa avanti.
Abbiamo finito qui? Gunnulf, eri vestito di verde nel salone? No, l'ho appena comprato mentre camminavamo in giro. Perché? Sembra una rana. Pura curiosità, ti sta bene. No, ti sta bene. Sono contento che ti interessi. Gunnulf va a guardare altre bancarelle. Gunnulf è il mio uno dei miei personaggi preferiti, perché è veramente forte. L'ho usato tantissimo nel Let's Play originale, che diventerà questo, e comincerò a cancellare, diciamo, quello vecchio per sostituirlo a questo. Eric, quel tuo uomo sembra molto inaffidabile. Nemmeno un cane cieco si fiderebbe di Ad, ma è uno Scalfing. Se si stanno leccando le ferite, probabilmente andranno nei vecchi locali di Retrovo, non in altri nuovi. Il nobile è una taverna? Il meglio che si possa dire è che il nome è ironico. Senti, conosco un tizio che adorerebbe seppellire un paio di questi Scalfing. Vado a trovarlo. Ci vediamo là. Non dovremmo avere qualche strategia? Dov'è il posto? Dopo questo me ne tiro fuori. No. Non dovremmo avere qualche strategia? Che lusso. Dai, ne hai già fatti fuori di peggio oggi. Basta che ti assicuri che il governatore ricordi la promessa. Raddoppia il solito tributo. Glielo ricorderò. Ok, abbiamo la Madhouse, che è la Madhouse, la casa appunto della birra, fondamentalmente, la locanda di Retrovo. Andiamo a vedere un po' che cosa ci aspetta lì. Arrivi di fronte a quello che deve essere il nobile. Pochi minuti dopo, Eric, con un uomo segnato dal tempo, presentato come Valgard. Te li indico, dice Eric, da sopra la spalla. Pronto? Facciamoli fuori. Entri dalla porta principale. Stavolta preferisci passare? Possiamo andare da via centrale o via laterale, quindi facciamoli fuori. Questo è lo spirito giusto, dice Valgard. Ora, ok, andiamo. Valgard calcia la porta così forte da scardinarla. Come entri nella sala, Eric è già davanti a un tavolo con l'ascia spianata. Scalfing, ubriachi con gli occhi sbarrati, scattano alla ricerca delle proprie armi, ribaltando tavoli e boccali. Si combatte! Quindi abbiamo Valgard come personaggio nuovo, Eric, Ubin ovviamente non possiamo usarlo per combattimento, però abbiamo loro tre fondamentalmente. Abbiamo Eric anche sto giro, che possiamo utilizzare. Possiamo decidere dove posizionarli come inizio, quindi possiamo anche... Ah, con destra e sinistra possiamo selezionarli più velocemente. Sto pensando come per spostare questo. Ok, devo far così, sono tutti da questa parte, quindi quasi quasi... Quasi quasi. No, dai, va bene così, dai. Iniziamo da così. Pronti? Speravo in una lotta più impegnativa. Ok, allora partiamo. Se loro si muovono fin qua. Quindi in realtà potrei anche stare fermo un turno, se voglio. Oppure ci avviciniamo quel tanto che... Ci avviciniamo di una casella. Quindi tu vieni qua. Oppure accumuliamo... Se io non faccio niente... Ah giusto, tocca a te prima. E... Tu cosa fai? Riposi e ti guadagni uno? No, c'hai già troppa roba. Quindi vieni avanti di una casella e fai il muro di pietra. Giusto per star fermo. Tocca a lui che si avvicina. Tu vieni avanti di uno e stai fermo. E fai raduno. Raduno da volontà agli alleati a qualsiasi distanza. No, direi che può andare bene così allora. E facciamo semplicemente fine turno. Aspettiamo che si avvicinino e poi attacchiamo noi. Tu potresti attaccare 4 qua, non è male. Però puoi metterti anche qui e basta. E fine turno. E tu ti puoi mettere qua e basta. E fine turno. E abbiamo difeso un po' di gente adesso. E adesso cominciamo noi. Allora, tu avresti possibilità di attaccare... Devo ricordarmi anche come funziona bene il movimento. Tu puoi attaccare questo. Tu potresti attaccare. Attacchi di lato, ok. Potresti riposare. Io vorrei muovermi qua e fare 4 il mio attacco. Possiamo attaccare lui. Muoverci qua. Attaccare lui. Faremo 4 danni, ma gli facciamo 2 danni. Facciamo 4 danni all'armatura. Perfetto. Qua Gunnulf viene attaccato. Qua ci sei tu che potresti fare qualcosa di interessante. Però c'è lui, quindi forse è meglio che ti muovi qua.
e viene ad attaccare questo. Facciamo che ti faccio 5 danni così eviti di contrattaccare facilmente. Questo mi accerchia lui. Au! Qua c'è un attacco per Gunnulf interessante. Però facciamo che ci muoviamo qua con lui. E tu attacchi questo con questo. Perfetto. Ok, Gunnulf può mettersi qua. Fare un bel attacco tempesta. Questo c'ha 2, questo c'ha 6. Questo... in senso orario, quindi se colpisci lui... colpisci loro due e li uccidi tutti e due. Perfetto, abbiamo promosso il nostro personaggio da questa parte. Tu puoi venire qua. E c'hai l'attacco su di lui. Andiamo sull'armatura. Perfetto. Qua abbiamo bloccato, quindi non possiamo, non possono tanto bene attaccarmi fondamentalmente, perché c'è lui in mezzo. Tu sei, non sei messo proprio benissimo. Però se attaccassi da fermo potresti attaccare lui, però è solo uno. Però potresti attaccare lui e ucciderlo. Ottimo. Questo mi attacca Gunnulf. Tu puoi venire qua e attaccare lui. E mi attacchi questo. Ottimo. È un altro di fama. Attenzione che Gunnulf si è preso un bel po' di sberle. Può usare un'altra tempesta anche. Ok, gli abbiamo fatto un danno e 4 danni a questo. Allora, tu puoi attaccare questo di qua. Mi attacchi questo all'armatura. Anzi, attacca questo e fagli 7 danni, così mi fa meno danno lui. Ok, Gunnulf è quasi morto, ma dovremmo riuscire a dargli abbastanza fastidio. Allora, tu potresti venire qua. No, tu sei messo un po' male. No, è 7-7, quindi in teoria puoi venire qua e fare attacco su questo. Un bel 2 danni. Ok. Tu vieni a finire lui. Muovi qua, ok. E tu attacchi questo, gli fai 7 danni tranquillo. Questo attacca a lui l'armatura, va benissimo, perché adesso Gunnulf può fare di nuovo... no, fai l'attacco normale. Tu fai attacco normale su questo. 60% di colpire perché non sono messo bene. Quindi a questo punto facciamo sicuro un attacco qua. Questo mi spacca ancora l'armatura, ma non me ne frega niente perché io... sconfiggo lui e siamo in modalità pillage. Quindi adesso mi attacca lui, ma adesso tocca a me. Tu ti muovi di qua e attacchi lui. Potevo farlo... anzi, vabbè, gli diamo... diamogli l'uccisione a Gunnulf. Quindi tu stai fermo. E a questo punto tu attacca Gunnulf. Ottimo. E abbiamo un altro di fama per Gunnulf. Molto molto bene, una bella vittoria per noi, la nostra fama cresce, Gunnulf ha fatto una promozione e abbiamo guadagnato 9 di fama, molto molto bene. Sono andati, devo trovare un modo di lavare via questo sangue. Eric sta guardando fuori dalle finestre della sala che danno alla sua baia, una flotta di navi lunghe con vele rosse e blu si avvicina. Conosco bene quello stendardo, Vognir, l'ultima volta che abbiamo parlato era l'erede... dell'erede al trono Varl. L'altra bandiera? Sembra importante. Già, ospiti importanti. Vedi di cosa mi occupo tutto il giorno? Ah, le cose cominciano ad avere più senso. Speravi che potessi sostenerti dicendo qui va tutto bene all'arrivo degli ospiti regali. Non io, il governatore. Ora devo assicurarmi che non ci siano ancora corpi in putrefazione o pozzi d'interiore nel salone prima che arrivino. Posso chiederti ancora un favore? Quale? Se tu volessi accogliere con me i nostri ospiti e le banchine, non avrei obiezioni. Potrei volerlo. Eric e Valgard escono di corsa dalla taverna. A suo merito, Eric getta al barista un pezzo d'argento per il disturbo. Tu ti scusi con un'alzata di spalle e vai a salutare i nuovi arrivati giù al porto. Eccoli che arrivano. Navi di 2 colori.
e andremo a salutarli giù al porto nel prossimo episodio di The Banner Saga. Spero di essere in vostra compagnia per un bel po', perché ci sono 3 giochi da fare completi, una storia molto molto bella che voglio cercare di raccontarvi come si deve. Per quello ho voluto ricominciare il Let's Play, perché voglio fare un unico Let's Play dei 3 giochi fondamentalmente. Ci vediamo al prossimo episodio, io sono East Brave, Namaste and be brave!